indirizzo. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale GeomaGamer. Oggi siamo qui con il solito video del giovedì in cui andremo a aprire i premi della Weekend League e delle Division Rivals. Allora, Weekend League abbiamo fatto Oro 1, però ci siamo tenuti un pacchetto, vedete qui, della settimana scorsa, che andremo a aprire questa settimana perché c'è Suarez, De Gea, eccetera, con trif garantiti. Quindi abbiamo fatto un 20-10, non male. E in Rivals siamo rank 1, però in base a come andranno i premi della Weekend League deciderò se prendere i crediti o i pacchetti, perché ragazzi mi servono i crediti per upgradare la squadra, anche se ne ho molti, ma devo rimanere sempre più vicino possibile a Cristiano Ronaldo, che è il mio prossimo acquisto. Comunque, due pick, due pacchetti giocatori rari maxi, 50.000 crediti e i punti per la Weekend League. Andiamo subito, ragazzi. Io vorrei Fabinho a tutti i costi, lo vorrei, quello che più mi piace per la mia squadra, per il mio upgrade difensivo. Oppure anche Suarez va bene. Primo e primo pick, vediamo chi ci esce. Nessuno dei due. Allora, primo pick, male male. Kin, non mi serve, andiamo su di lui. Sembra un bel carro armato, 1,90 m, 88 forza fisica, 4 piede deboli, 4 abilità. Prendiamo lui, ragazzi. Vediamo l'altra scelta, chi è? Dai, dammi Fabinho, ti prego. Inaki Williams, ragazzi. Un po' deluso da questi pick. Un po' deluso. Pedro non mi serve. Williams, ottimo sub. Però avendo già praticamente Ibrahimovic, non ci farei niente. Però ragazzi, purtroppo questo ci è uscito e questo ci teniamo. Teniamoli entrambi. Intanto ci sono stati accreditati i primi crediti. Allora, andiamo a aprire questi pacchetti. Abbiamo tre pacchi, raga. Io non vedo nemmeno se è walkout. Chiudo gli occhi. Vediamo. Bandierina. CC tedesco. Toni Kroos. Buono raga, un walkout 90, finalmente ce lo dà. Non vale niente praticamente. Anche Falcao, vediamo quanto vale. Raga, 60-70k. Che sono praticamente i crediti che dovevo prendere dal pacchetto. Dalle Rivals. Anche Alisson. Questi tutti in vendita, raga. Un bel po' di crediti, dai. Questa settimana, ragazzi, prenderò i crediti, mi sa, perché mi servono, raga. Mi servono assolutamente. Non guardo. Adesso apro gli occhi, vediamo. Bandierina. Spagna. COC. Silva. Raga, due walkout. Buonissima. Anche un if, mamma mia ragazzi. Ci sta. 20k, 18k, quanto costa? 18k easy. Più Silva. 50k, raga. Abbiamo fatto un botto di crediti. 120, 140k con questo pacchetto. Insieme l'altro. Buono, tutti questi giocatori buoni per l'SBC. Buonissimo. E adesso ci rimane il pacco dei 3 if. Ragazzi, non guardo, datemi Fabinho, vi prego. Voglio Fabinho. Non ho visto se è walkout, non ho visto niente. Argentina, CDC, chi è? Cioè, io ho aspettato una settimana per trovare sta cacca da leaf. Cioè, raga, vedete che cacca ho trovato nei 3 if. Vabbè, giustamente mi ha dato un botto di walkout. Allora, raga, niente Fabinho. Tutti in vendita. Allora, raga, io faccio una cosa. Questa settimana ho assolutamente bisogno di crediti perché devo fare delle mosse sul mercato abbastanza costose. Vorrei cambiare la difesa se riesco entro oggi. Quindi vendere anche Alexandro e Benatia e andare a comprare un TT Varane, Courtois, Marcelo. Però il problema è che poi giocherei senza Matuidi. E devo un po' vedere come muovermi sul mercato perché devo cambiare un po' di cose. Se non riesco a cambiare questa settimana, almeno per la prossima, vorrei fare qualcosa e i crediti ci serviranno. Quindi, vediamo le varie opzioni. Abbiamo 8 pacchetti non scambiabili.
sono veramente tanta roba. Altrimenti i pacchetti scambiabili. Io vado di crediti, questa volta non guardo in faccia a nessuno, altrimenti vengono i dubbi. Ok, rank 1, raga, 75k, non ce li dà nessuno così facilmente. Allora ragazzi, il video per quanto riguarda l'apertura dei pacchi si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto voi chi avete trovato e se avete sculato meglio di me. Però raga, abbiamo fatto un botto di crediti con i pacchetti della VL. Mi dispiace non aver trovato Fabinho perché l'hanno fatto DC, sarebbe stato ottimo con Van Dijk base e Degano scambiabile che è in porta, 91. Quindi avrei potuto upgradare la difesa sprecando veramente poco. Però raga, non è andata così. In più potevo anche buildare ancora Sturridge. Però raga, non è andata così, vediamo un po' cosa mi invento per domani, se rimango così o cambio qualche ruolo. Detto questo, ci si becca al prossimo video, un saluto da GemmaGamer, ciao!